I have been working at school from 15 years. No, I have been working at school for 15 years. Ciao, sono Manika di imparalinglesecommanica.com e in questo breve video andrò a fornirti una pillola di grammatica. Il tema della lezione di oggi sarà comprendere la differenza tra le preposizioni from e for. From vuol dire in inglese da e indica la provenienza. Per esempio, una frase con all'interno questa preposizione potrebbe essere Kathy is from New Zealand, quindi Kathy arriva dalla Nuova Zelanda. For invece vuol dire da nel senso di durata, è infatti sempre seguito poi da un avverbio di tempo che indica una durata, proprio come nella frase che ho corretto all'inizio di questo video. I have been working at school for 15 years significa lavoro a scuola da 15 anni. Quindi questo da deve essere correttamente tradotto con for, seguito da una durata, e non con from, che invece, come ti ho detto prima, indica la provenienza. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto alla prossima lezione con una nuova pillola di grammatica.